Buonasera amici di Terre Marsicane, siamo con l'ingegner Leo Corsini del CAM e siamo qua alle sorgenti dell'IRI. Abbiamo accompagnato con la redazione il senatore Primo Di Nicola, che si sta occupando, come sapete, della questione relativa agli sversamenti dell'IRI, e giustamente siamo venuti a verificare insieme al senatore dove inizia l'IRI e cosa succede alla portata del fiume, che vediamo dopo che è stata incanalata dall'Enel non è poi così abbondante come potrebbe sembrare. Cosa ci dice in merito l'ingegner Corsini? Sì, qui siamo proprio all'origine del fiume Liri. Fiume Liri che ci consente una captazione a noi per fini idropotabili. Abbiamo visto prima il contatore di circa 200 litri al secondo che stanno passando adesso. C'è tutta una galleria lì che capta all'interno della roccia, capta appunto questi 200-220 litri che vengono prima sollevati una prima volta qui, vanno su alla centrale e poi vengono rilanciati su fino a Cappadocia. Il resto è chiaro che va avanti lungo il fiume. C'è anche una concessione, se vedete qua sotto, una concessione Enel, la cui però definizione non rientra nella competenza del CAM, quindi non è che posso dire più di tanto. Si vede, è evidente, sia la parte di localizzazione della galleria e la parte di sopravanzo che rilancia nel fiume. Abbiamo avuto modo di verificare quello che diceva prima l'ingegner Corsini, che il rilancio dell'acqua a una quota rilevante dà l'idea dell'energia che serve per poter fare questo tipo di lavoro, e che, ci spiegava prima l'ingegnere, potrebbe essere ottimizzata attraverso un utilizzo di attrezzature più moderne. Cosa può dirci in merito? Sì, noi in questa centrale, appunto, per assicurare la portata di 220-230 litri al secondo, c'è necessità di un primo sollevamento, chiamato appunto presollevamento, e un sollevamento definitivo. L'assorbimento a livello energetico di questa centrale è di circa 2 milioni di euro l'anno, cioè noi spendiamo 2 milioni di euro per garantire la portata che dicevo, che soddisfa una serie di paesi posti a valle e che garantisce all'utenza di circa 45.000 abitanti. Gli efficientamenti sarebbero indispensabili, questa è una centrale che risale agli anni 60-70, realizzata all'allora Cassa per il Mezzogiorno. Tutte le pompe non sono dotate di inverter, sarebbe necessario un investimento proprio sulla parte elettromeccanica, ma la cosa a cui io ho detto anche in relazione, a cui tengo di più, è la parte del rispetto della sicurezza, perché è chiaro, è una centrale a norma che però è stata realizzata con i criteri dell'allora degli anni 60-70, in cui sia l'aspetto energetico che l'aspetto sicurezza sugli ambienti di lavoro non aveva la rilevanza che c'ha oggi. Quindi è necessario in primis metterla in sicurezza dal punto di vista della sicurezza degli ambienti di lavoro, diciamo potenziarla, modificarla da questo punto di vista e renderla ancora più sicura, oltre al un discorso del risparmio energetico che già da letteratura solo con dei semplici interventi sulle apparecchiature potremmo ottenere un 10% di risparmio, che non è poco. A tal proposito, ha una stima dell'investimento che occorrerebbe fare? Guardi, una stima immediata per la messa in sicurezza e per garantire un risparmio energetico, stiamo nell'ordine dei 500.000 euro, circa 500.000 euro, per togliere la parte del sollevamento finale e utilizzare solo qui il presollevamento come rilancio definitivo. Eccoci con il senatore Primo Di Nicola, che nella sua veste di parlamentare sta visitando la centrale di captazione dell'IRI alle sorgenti, e chiediamo subito, nell'ambito dell'interessamento che lui sta avendo per quanto riguarda gli sversamenti dell'IRI, chiaramente avendo posto il problema della portata, perché è fondamentale questo concetto per capire la capacità del fiume di autorigenerarsi, chiediamo a lui l'idea che si è fatta dopo che ha visto la portata qui alle sorgenti.
Innanzitutto ci stiamo facendo un'idea, perché per capire lo stato disastroso del fiume Liri a valle a causa dell'inquinamento e della portata molto scarsa è fondamentale le ricognizioni, il lavoro che stiamo facendo per capire a monte che cosa succede, e siamo venuti oggi qui per vedere che cosa succede appunto alle sorgenti dell'Iri, dove una parte del fiume viene presa, come è noto, per essere incanalata per alimentare le centrali elettriche a partire da Canistro, e una parte invece ha un uso idrico al fine di rifornire le utenze, la popolazione non solo dell'Aquilano ma anche del Lazio. Le perdite in termini di portata sono evidenti. Oggi abbiamo visto il sistema idrico, come funziona e le problematiche che sono legate a questo funzionamento idrico. Ecco, a tal proposito, le problematiche di cui lei parla, a cosa si riferisce esattamente? È di tutta evidenza che da un primo sopralluogo emerge che questo sistema di prelievo, la centrale, è una centrale datata, è stata realizzata negli anni 60 e ormai ha fatto il suo lavoro, e avendolo fatto in abbondanza oggi lavora producendo da un lato sprechi energetici per prelevare le acque e dall'altro fa questo lavoro di prelievo sulle acque in un ambito di lavorativo sotto il profilo della sicurezza assolutamente inadeguato. Diciamo la verità, se i cittadini di Tagliacozzo e degli altri comuni della provincia dell'Aquila, così come i cittadini del Cicolano, quindi della provincia di Rieti, riescono ad avere in casa oppure nelle proprie attività economiche, nelle aziende, l'acqua di questo acquedotto, si deve esclusivamente allo spirito di sacrificio dei lavoratori del CAM che vengono a lavorare in una centrale che sarà sicuramente a norma con le certificazioni, ma sotto il profilo della sicurezza effettiva del lavoro, ha tantissime pecche. Ecco, tutto questo richiede un intervento radicale nel sistema di prelievo, nella centrale. La centrale è assolutamente superata, bisogna superare azzerare questi sprechi idrici e anche sprechi di produzione energetica legate a pompe, un sistema di pompaggio assolutamente inadeguato. Bisogna realizzare, credo questa è l'idea che io mi sono fatto anche sulla scorta delle segnalazioni e delle relazioni che mi sono arrivate da parte dei tecnici, bisogna realizzare in poche parole una nuova centrale che richiederà un investimento dell'ordine circa di €500.000 di euro, attraverso il quale però sarà possibile risparmiare in energia per rifornire tutte queste utenze, che sono tra le 26 e le 30.000, se capisco bene, ma in realtà poi servono un numero di cittadini ben maggiore, quindi per mettere a posto, e poi soprattutto per garantire a chi ci lavora di lavorare e intervenire in assoluta sicurezza senza magari rischiare la vita. In questi termini, prima l'ingegner Corsini diceva che al di là dell'ottimizzazione delle attrezzature e dei macchinari, si riuscirebbe anche a ottimizzare i flussi dell'acqua e quindi sostanzialmente a garantire una portata maggiore al fiume, che va incontro a quello che è poi lo spirito con cui lei si sta approcciando a questo problema. Esatto, sicuramente il fiume le sorgenti dovranno continuare a garantire ai cittadini, a tutte le utenze che oggi sono legate, connesse a questa rete di distribuzione, di poter continuare ad essere rifornite. Dall'altro però bisogna dire che questo sistema di pompaggio con pompe, ripeto, datate, richiedono la necessità di essere messe in moto a prescindere dagli effettivi bisogni delle utenze. Quindi che cosa succede? Che in particolari periodi dell'anno
proprio a causa, diciamo, delle caratteristiche obsolete e superate di queste pompe, di questa tecnologia, per poter rifornire quelle utenze si è costretti a pompare una quantità di acqua superiore alle esigenze dei cittadini, e per cui una parte sì viene utilizzata, ma una buona parte finisce in spreco naturalmente, e qui penalizzando, lo dico, il fiume Liri, perché se il sistema fosse adeguato e fosse tecnologicamente capace di prelevare solamente il necessario, non ci sarebbero quegli sprechi di acqua a valle, ma queste acque non verrebbero semplicemente prelevate a monte e finirebbero sul fiume Liri, che così potrebbe tranquillamente avere una portata di acqua superiore in tutti i periodi dell'anno. Oh, e nel suo lavoro parlamentare ovviamente porterà avanti questo tipo di attenzione, potendo mirare alla risoluzione del problema, si spera. Ma io credo che sia assolutamente indispensabile, necessario e anche un dovere, sia rispetto al discorso della sicurezza e sia rispetto alla questione dei risparmi e dell'efficientamento. Sia a questo punto necessario tradurre i costi di questo ammodernamento della centrale, anzi della sostituzione dell'attuale centrale con una centrale totalmente nuova, tradurne, diciamo, i costi in un emendamento da far transitare in uno dei prossimi decreti governativi, per fare questi lavori con la massima urgenza, perché ripeto, è indispensabile per i cittadini, è necessario che possano rifornirsi ogni giorno della quantità di acqua di cui hanno bisogno, ma è altrettanto necessario che chi interviene e lavora in queste centrali possa farlo in assoluta sicurezza. Per raggiungere questa sicurezza, che è un concetto che in questo caso investe, come dire, proprio la tutela della vita, perché parliamo di un sistema che viene alimentato da una centrale ad altissima tensione con dei trasformatori giganteschi che fanno impressione solo a guardarla, ripeto, c'è una questione di inquinamento elettromagnetico e c'è una questione di rischio concreto che in determinate situazioni, se si dovessero verificare, i lavoratori che mettono piedi in quel posto per assicurare il rifornimento di acqua ai cittadini rischiano semplicemente non solo la salute ma anche la vita. La ringrazio e le auguriamo buon lavoro. Anche a voi, grazie.